Intanto buon lavoro. Come vi ha già anticipato Giusy Lombardi, io che sono presidente della Sogesit ho la responsabilità, la società Sogesit ha la responsabilità di essere il soggetto attuatore del progetto Creiamo PA. Poiché ne avete già sentito tutte le linee d'azione, io approfondisco un attimo introducendo e portando un saluto e un augurio di buon lavoro a tutti voi, l'azione numero uno. Non per niente è l'azione numero uno, quella che riguarda il supporto alle pubbliche amministrazioni negli acquisti verdi. È un'azione numero uno che però non parte per prima, devo dire, lo sa bene Rifici e sicuramente Giusy Lombardi. Ha impiegato un po' di tempo a prendere l'abbrivio e questo proprio per, credo, il suo ruolo strategico, cioè la sua importanza, perché per quanto sia un'azione di linea del benamato direttore, ma di fatto è un'azione orizzontale, cioè che riguarda tutte le pubbliche amministrazioni. Anche il prefetto Riccio ha sottolineato questa cosa, dando anche una concezione, diciamo, di pubblica amministrazione allargata. Infatti ci ha inglobato sia l'ISPRA che la Sogesit in questa concezione, di acquisti verdi e di sostenibilità ambientale, nel quale quindi non rientrano solo le regioni, i comuni, gli enti locali in genere, ma tutto il mondo pubblico. Ecco, dicevo che parte questa prima azione, non parte immediatamente, non è partita per prima, ma finalmente parte e parte secondo una modalità diversa dalle altre, perché si è voluto innanzitutto valorizzare le migliori pratiche esistenti su il GPP, il Green Public Procurement, laddove aveva raggiunto le migliori performance, cioè dove aveva mostrato la capacità di incidere realmente. E quindi si è immaginato di trarre da quello uno spunto per organizzare un lavoro di quel tipo estendendolo a livello nazionale, diciamo, come questo progetto Creiamo PA ci permetteva. A che punto eravamo? Adesso io lo dico brevemente. Eravamo, come già altri hanno accennato, a buon punto sotto il profilo della legislazione, perché sul Green Public Procurement l'Italia non è indietro, anzi è forse, si cita spesso il fatto che sia a livello europeo il paese più avanzato. In che senso lo sarebbe? Lo sarebbe nel senso che abbiamo una legislazione a partire dal collegato ambientale appunto del 2000 e 15 e poi dal codice degli appalti del 2016, le sue successive modificazioni nel periodo successivo, abbiamo un impianto normativo che dice alle pubbliche amministrazioni che il Green Public, i criteri ambientali minimi vanno applicati negli appalti di tutta la pubblica amministrazione e al 100%. Quindi, che cosa si può volere di più? Una volta che si è però disposta questa linea, ci si misura poi nei fatti, cioè ma chi la applica questa cosa al 100%? O quali sono le condizioni necessarie affinché questo processo si realizzi e raggiunga questo obiettivo? Come fare a che non rimanga una grida manzoniana? In questo senso il progetto Creiamo PA interviene su uno degli elementi fondamentali, cioè come adeguare in termini di formazione, informazione, accompagnamento, la pubblica amministrazione a raggiungere questi obiettivi, cioè prendere in considerazione quali sono i fattori che la ostacolano. Non è la buona volontà del legislatore, non c'è qualcuno che è contro, però ci sono degli ostacoli, delle difficoltà, che brevemente posso accennare dicendo da un lato l'adeguatezza dell'impianto
tecnico-amministrativo della pubblica amministrazione ad affrontare tutte le problematiche che si pongono. E questo è un bel percorso. Prima il prefetto Riccio citava uno degli elementi, cioè la dimensione dei comuni, l'esistenza o no a livello locale di strutture capaci di... Ma oggi la capacità di fare appalti, gare pubbliche, di essere stazioni appaltanti, eccetera, è limitata da una miriade di problemi. Quindi, essendo che uno già è in una situazione drammatica, perché poter fare cose è praticamente qualcosa che richiede poteri miracolistici, se tu aggiungi altri elementi, altri ingredienti, è facile che la persona pensi che tu vuoi affondare la barca, non farla marciare. Allora, o si inverte l'ordine dei fattori, cioè si cominciano a far vedere queste cose come dei fattori agevolanti, come dei fattori che sostengono una possibilità e dare strumenti, perché ad esempio le difficoltà tecniche che si hanno nell'applicare negli appalti verdi i criteri ambientali, ma perché le dobbiamo diffondere dappertutto? Basta avere dei punti che possono fare dei servizi e dare delle risposte. Cioè bisogna cominciare a muoversi sapendo che siamo in questo paese con questi limiti, con questa situazione. Quindi la linea avrà, diciamo, diverse aree di intervento, che sono la formazione, l'accompagnamento, anche il tema della misurazione. Ho visto oggi che è stato dato a tutti i partecipanti questo elemento, che è, diciamo, l'inizio di un tentativo di misurare sull'altro fronte, perché abbiamo detto quello delle pubbliche amministrazioni, l'altro fronte è quello delle imprese, sull'altro fronte, cioè quanto le imprese stanno adeguando i loro servizi, i loro prodotti a, perché se non lo fanno, è vero che tu oggi come oggi un appalto che non prevede criteri ambientali può essere contestato dal secondo, quindi potete immaginare che gioia per chi fa da stazione appaltante, ma è giusto anche che, diciamo, ci sia questo vincolo. Ciò nonostante, diciamo, se il secondo, il primo, il terzo sono imprese che non hanno scelto di adeguarsi ai criteri minimi, sono più i problemi che si generano che non le soluzioni che si crea, che si raggiungono. Quindi è evidente che l'altro fronte di lavoro, adesso non ne parla o non ne parla più di tanto il progetto Creiamo PA, comunque l'altro fronte di lavoro è il mondo delle imprese e come anche questo si adegua. Quindi è un lavoro che parte di questa linea, dura 5 anni, potrebbe, o 4 anni, potrebbe essere l'obiettivo che questi 4 anni con questo progetto raggiungono veramente quello stato avanzato della legislazione nei fatti dell'operare. E questo penso che è, come dire, un fattore che è anche misurabile, e quindi è un bel modo di lavorare sapendo qual è l'obiettivo che dobbiamo raggiungere. Per questo vi auguro buon lavoro per tutta la giornata, ma anche per tutto il periodo che questo progetto ci vedrà cooperare e collaborare. Grazie.